Oggi parliamo di addome e andiamo a vedere tre giornate tipo da inserire all'interno dei nostri programmi. Se ci alleniamo tre volte possiamo inserirle ad ogni seduta, se ci alleniamo quattro volte possiamo inserirle a piacere in tre delle quattro sedute. Io consiglio sempre di fare gli addominali all'inizio, perché solitamente se li lasciamo alla fine o non li facciamo per mancanza di tempo o non li facciamo perché siamo molto stanchi, quindi inseriamoli all'inizio, sono lavori brevi e intensi, non sono lavori molto lunghi che vanno poi a pregiudicare il lavoro per i gruppi muscolari principali, quindi mi raccomando, se volete dare attenzione all'addome, inseritelo all'inizio, io faccio praticamente sempre così. Sono tre giornate, ogni giornata parte con un esercizio singolo, con un sovraccarico, quindi un esercizio un po' più complesso, più difficile, con meno ripetizioni, per poi passare sempre a una superset, quindi due esercizi di fila senza riposo. Andiamo. Giorno 1 partiamo con un crunch al cavo alto, ci mettiamo in ginocchio, prendiamo le corde, le posizioniamo di fianco alla testa, le braccia ovviamente non devono lavorare, il lavoro sarà tutto a carico dell'addome. Adesso da questa posizione dobbiamo chiuderci in questo modo, in modo controllato. Saliamo senza perdere la tensione e poi ci chiudiamo. Dobbiamo pensare quindi di chiuderci in questo modo, di portare quindi il petto più vicino a possibile alle nostre ginocchia, sentendo bene il lavoro sull'addome. Passiamo al secondo esercizio. È una superset, facciamo quindi prima dei leg raise alla sbarra, se non riuscite potete farli anche a terra, e poi subito senza riposo andiamo a fare un sit up leggermente ruotati sul fianco per attivare un po' più gli obliqui. Partiamo con leg raise. Movimento controllato, dobbiamo cercare di stabilizzarci bene e andiamo. Secondo giorno partiamo sempre con un primo esercizio con sovraccarico, andiamo a fare un crunch con il peso al petto sull'hyper extension. Mi raccomando, dobbiamo cercare sempre di stare belli chiusi con l'addome attivo e non dobbiamo quindi quando lavoriamo inarcare la schiena in modo eccessivo per non sovraccaricare la lombare. Quindi lavoriamo sempre in questa posizione, belli chiusi. Faccio 4 serie da 10-12 ripetizioni molto controllate. Peso al petto. Seconda stazione è come sempre una superset, quindi prima facciamo un plank laterale dinamico, quindi ci muoviamo, non stiamo completamente fermi, possiamo mettere anche un sovraccarico, dopo lo vediamo, in superset con un leg raise a terra. Quando facciamo un leg raise, mi raccomando, cerchiamo di appiattire la bassa schiena, anche qui non dobbiamo inarcarla, quindi dobbiamo anche lì chiuderci, dopo lo vediamo, ci solleviamo bene con l'alta schiena per cercare di appiattire a terra la parte lombare e lavoriamo con le gambe. Partiamo col side plank. Sovraccarico, potete farlo anche libero. Da questa posizione scendiamo e saliamo. In questo modo riusciamo a dare maggiore enfasi ai muscoli obliqui. Raise, solleviamo l'alta schiena e andiamo.
Prima di proseguire, ragazzi, vi ricordo che se non sapete bene come programmare i vostri allenamenti, se non siete sicuri sulla tecnica, se non sapete che esercizi inserire, quanto volume fare, eccetera, eccetera, e abbiamo creato un'applicazione che vi permette di allenarvi in modo efficace. È un'applicazione che si adatta al tuo livello. Potete trovarla qui sopra oppure sul link che trovate in descrizione. Terza ed ultima giornata, partiamo con il primo esercizio che è un sit-up a terra con peso al petto. Andiamo a bloccare i piedi con dei manubri per cercare di concentrarci meglio sul lavoro e da questa posizione scendiamo e andiamo. Sempre molto controllato, occhio sempre alla bassa schiena. Passiamo adesso alla superset che è composta da un ab wheel, quindi lavoriamo con la rotella, è un esercizio abbastanza difficile, e poi passiamo ad un bicycle crunch a terra. Andiamo, mi raccomando, anche qui addome sempre bello contratto, non inarchiamo mai la schiena in questo modo, ma sempre belli chiusi, controllo totale sull'addome. Se siamo meno esperti possiamo scendere un po' meno. Se siamo un po' più esperti, abbiamo un addome forte, possiamo cercare di allungarci bene in questo modo. Torniamo su. Non lavoriamo con le braccia, ma è tutto a carico dell'addome. Da questa posizione le ginocchia spingono a terra, l'addome è duro e torno su. Mi allungo bene, addome duro in tensione. Passo un bicycle per lavorare più sugli obliqui, partenza e vado, uno. Ok ragazzi, mi raccomando, quindi non trascurate l'addome se tendete a non farlo o farlo poco spesso, inseritelo a inizio seduta, movimenti controllati, attenzione quindi bene al lavoro di isolamento sulla parte addominale. Mettete tutto in pratica, ci vediamo al prossimo video.